Allora, parliamo della mancanza di sesso, che è un problema, eh? Un problema molto serio. Ma il problema è riuscire ad accorgersi di questo. La mancanza di sesso è un problema non perché tale mancanza generi il problema, bensì perché al contrario c'è un problema a monte che genera tale mancanza. In altre parole, quando la persona afferma la mancanza di sesso, e precisiamo mancanza, da non confondere appunto con l'astinenza volontaria o con il disinteresse sessuale. Ecco, la persona che afferma tale mancanza ha ovviamente un problema, un grosso problema. Ma il problema non è la mancanza di sesso, è ciò che conduce all'affermazione di tale mancanza. In pratica non ha un problema perché è in mancanza di sesso, ma al contrario è in mancanza di sesso perché c'è un problema. E il problema è proprio accorgersi di questo. Il problema è proprio accorgersi che considerare la mancanza di sesso come un problema è ciò che impedisce di considerare il vero problema, che è appunto ciò che conduce all'affermazione di tale mancanza. L'affermazione della mancanza di sesso, così come quella di qualunque altra mancanza, procede da un'unica mancanza, che è quella appunto di sapere che cosa sia la mancanza, o almeno di saperlo esattamente e di saperlo dunque dire con esattezza. Questa mancanza ovviamente va affrontata con i dovuti criteri, perché è facile parlare di mancanze, ma definire esattamente che cosa sia può comportare anche dei problemi. Che cos'è infatti la mancanza? Quando una persona si trova dinanzi a questa domanda, a questo punto comunemente apre Google e cerca il significato di questa parola. E già questo mostra che lì per lì la persona non sa affatto che cosa sia. Ma se finora poteva sembrare un semplice problema, ecco che è adesso che cominciano i guai. Perché la prima definizione di mancanza che si trova qualcosa di molto ma molto vago, tutt'altro che esatto. La prima sequenza che viene fornita è questa: insufficienza, privazione, assenza. Ecco, qui dov'è la definizione? Manca, appunto. Ci sono dei sinonimi, ma la definizione manca completamente. Allora andiamo a vedere sul vocabolario Treccani. Mancanza uguale il mancare, l'essere privo di qualche cosa, il fatto che qualche cosa manchi del tutto o non me ne sia in misura sufficiente. Ora, Treccani in pratica che cosa ci sta dicendo della mancanza? Che la mancanza è il mancare, la mancanza è qualche cosa che manca. E vabbè, e grazie al, cioè, voglio dire, fino lì non ci sarebbe stato bisogno di andare ad aprire il vocabolario Treccani. Poi però aggiunge anche qualcosa e dice qualche cosa che non ve ne sia in misura sufficiente. Ecco che qui una persona, per poter effettivamente acquisire la definizione di mancanza, deve necessariamente aver acquisito o comunque andare ad acquisire la definizione di sufficiente. E che cosa significa sufficiente? Treccani ci dice che sufficiente significa qualcosa che basta. Allora, a questo punto andiamo a vedere che cosa significa bastare. E che cosa significa bastare? Treccani dice qualcosa che è sufficiente. A quel punto chiude il discorso girandolo su se stesso. Ma tutto questo è sufficiente soltanto a non sapere nulla di quello di cui si sta parlando. È sufficiente soltanto a far sì che la maggior parte di coloro che utilizzano questo significante, cioè la parola nella sua struttura verbale e fonetica, non sappiano nulla di cosa stanno affermando. Se per sapere che cos'è la mancanza devo sapere che cos'è la sufficienza, e per sapere che cos'è la sufficienza devo sapere che cos'è il bastare. Ma quando vado a capire che cos'è il bastare, mi viene detto che il bastare è la sufficienza, allora io non saprò mai né che cos'è il bastare né che cos'è la sufficienza e di conseguenza neppure che cos'è la mancanza. Cosa però che non mi vieta di parlare.
Se prendiamo questa definizione fornita da tre cani e ripetuta da molto più di quattro gatti, sebbene in linguaggi differenti, e togliamo tutti quegli elementi che non sono utili perché non apportano nulla che indichi che cosa sia esattamente la mancanza, ecco che ci troviamo a fare i conti con la misura, cioè tutto quello che ci rimane e che possa avere in qualche utilizzo è che la mancanza ha a che fare con la misura. Tutto qui. Questo è praticamente quello che resta di più scientifico, della definizione fornita dal vocabolario. Ma questa è una definizione che condiziona tantissimo l'utilizzo di questa parola, perché se è possibile parlare di mancanza soltanto in presenza di una misura, allora ecco che in mancanza di qualunque misura, paradossalmente, non sarebbe possibile affermare alcuna mancanza, neppure appunto quella della misura. In pratica, ogni volta che si parla, senza considerare i procedimenti necessari che si stanno utilizzando e quelli invece che si stanno utilizzando arbitrariamente, cioè in pratica ogni volta in cui non si dispone di un criterio necessario per distinguere appunto il necessario dall'arbitrario, è inevitabile mettere in atto la contraddizione, cioè la mancanza di coerenza, la quale sta a fondamento di tutte le altre mancanze, compresa la mancanza di sesso. Qualunque definizione di qualunque termine non è mai necessaria. E questa è una prima necessità linguistica che ciascuno occorre che sappia per prima cosa. Dunque, da un lato abbiamo una necessità strutturale, esiste una necessità fondamentale, anzi, a ben vedere, se ne possono rilevare già ben due. La prima necessità è quella appunto di dover costruire delle definizioni, necessariamente, per fare qualunque cosa, almeno per farla in maniera consapevole. Ma quella sul fare e sul fare le cose sapendo o non sapendo di farle e in che modo si giunge a considerare il fare e il non fare è una questione sulla quale ritorneremo più avanti. La seconda necessità è quella invece che qualunque appunto definizione si costruisca, questa resti sempre comunque un'arbitrarietà. Ecco, essere consapevoli di queste due prime necessità fondamentali significa ragionare potendo partire da delle certezze, da delle necessità strutturali. Strutturali proprio a qualunque cosa si stia considerando, fosse anche quella di non avere alcuna considerazione. Detto ciò, e sapendo dunque della responsabilità che compete ciascuna volta che si costruisce una definizione, dato che manca una necessità che costringa ad accogliere alcuna definizione, è altresì preferibile evitare di imporre alcuno stravolgimento nell'utilizzo delle parole che vengono già messe in atto tramite un determinato utilizzo. In pratica, quello che voglio dire è che per quanto sia tecnicamente possibile applicare qualunque definizione a qualunque termine, per cui se volessimo da domani potremmo applicare la definizione di orologio al significante abito o quella di mare al significante casa, fare questa cosa comporterebbe uno stravolgimento dispendioso ed inutile ai fini conoscitivi di quel criterio necessario per distinguere arbitrario e necessario, perché avremmo soltanto spostato alcuni elementi all'interno di alcune sequenze, sempre in via del tutto arbitraria, dunque senza fondamentalmente aver fatto qualche cosa di differente che se non lo avessimo fatto. In pratica ne possiamo fare a meno. L'unica cosa invece che può fare la differenza all'interno di un sistema che costruisce necessariamente definizioni, le quali hanno sempre un utilizzo arbitrario e che mette in atto dei termini ai quali fa corrispondere anche più di una definizione, è riuscire a cogliere quella che risulta essere la definizione più ampia, la quale appunto è tale perché determina tutte le altre. In pratica, la definizione necessaria in riferimento a tutti i vari utilizzi che vengono fatti di quel termine.
necessaria esclusivamente perché se tolta, toglie anche tutti gli altri utilizzi che vengono fatti, il che quindi non la rende la definizione necessaria nei confronti di quel termine, di quel significante, di quella parola, ma appunto la rende la definizione necessaria nei confronti dell'utilizzo generale che viene comunemente fatto di quel termine, di quel significante, di quella parola. Al momento nessun dizionario è in grado di fornire questo tipo di definizioni per moltissimi termini, non dico tutti, anche perché non ho letto tutti i dizionari, ma comunque sia all'interno del percorso di analista della parola ci si trova effettivamente a fare i conti con queste cose, cioè soprattutto con queste cose. In pratica si parte da queste cose per fare i conti con qualunque altra cosa. Perché per fare i conti con qualunque cosa occorrono degli strumenti e occorre anche saperli utilizzare questi strumenti, dunque occorre sapere come funzionano. Strumenti che però non sono la calcolatrice, perché quella può andare bene per fare i conti con dei numeri, ma i numeri non sono necessari per costruire delle definizioni. E anzi, l'esistenza dell'elemento numero viene dopo l'esistenza del procedimento della definizione. Ogni numero è fondamentalmente una definizione di quantità, ma pur sempre una definizione. Ogni numero non è nulla senza la sua definizione, esattamente come la quantità. Ogni numero esiste in funzione della definizione, la quale definizione esiste esclusivamente in funzione della parola. Quando si costruisce una definizione, si stanno facendo i conti esattamente con questo, cioè con la parola. Quando si fanno i conti con la mancanza, seppur Treccani ci dicono che si stanno facendo i conti con la misura, cioè con il numero, in realtà si stanno facendo i conti con qualche cosa che viene molto prima di qualunque misura e che se posta invece dopo e in riferimento ad essa, ecco che produce affermazioni paradossali ed autocontraddittorie, cioè affermazioni che si autonegano. Ora, l'autonegazione è, a livello generico, l'affermazione che dice io non sto parlando. Se non stai parlando, allora non stai neppure negando di parlare. Dunque, neghi di fare quello che dici di fare. E questa è appunto l'autocontraddizione. Negare di parlare è proprio porre in atto la mancanza. O possiamo anche dire viceversa, porre in atto la mancanza è come negare di parlare, perché la mancanza, come detto prima di tutto è mancanza di coerenza. Quando manca la coerenza, manca tutto, perché manca la possibilità stessa di sapere che cosa manca. Mentre una cosa, un qualunque cosa, per poter mancare, occorre sapere prima che cosa sia esattamente. Altrimenti, come faccio appunto a sapere che a mancarmi è proprio quella cosa lì? E non un'altra. Tenere in considerazione tutto questo è ciò che permette di poter fare i conti con quella cosa, quella caratteristica che appartiene a qualunque tipo di mancanza e che dunque può essere accolta proprio come la massima definizione, quella che sta a fondamento di tutti i possibili utilizzi di questo termine. Perché in ogni caso in cui si afferma una mancanza, cioè in tutti i casi in cui ci si autocontraddice, ogni volta si parla e lo si fa riferendosi a un qualche cosa che molto semplicemente non è dove ci si aspetterebbe che fosse. E questa è appunto la definizione necessaria di mancanza, cioè qualche cosa che non è dove ci si aspetterebbe che invece fosse. Ecco, questa è propriamente una definizione veramente scientifica di mancanza. Tant'è che quando nego di parlare mi riferisco a qualche cosa che appunto è da tutt'altra parte rispetto alla mia negazione. E quando dico che mi manca qualche cosa, ma non so che cosa sia esattamente, anche lì mi riferisco a qualche cosa che è da tutt'altra parte rispetto a dove ci si aspetterebbe che fosse. Perché se dico che c'è un qualche cosa, un elemento che mi manca, allora ci si aspetta che io sappia anche che cos'è. Allo stesso modo, quindi, quando dico che mi manca qualche cosa,
Mi riferisco a qualche cosa che è da tutt'altra parte rispetto a dove ci si aspetterebbe che fosse, perché quando parlo ci si aspetta che le cose che dico stiano all'interno del mio discorso, mentre quando ne parlo come fossero appunto cose esterne, allora inevitabilmente le pongo da tutt'altra parte rispetto a dove ci si aspetterebbe. Naturalmente, parlare di qualche cosa che manca all'interno del proprio discorso è alquanto paradossale, perché nel mio discorso ci metto quello che mi pare e dunque, se parlo di mancanza, parlo di un utilizzo che sto facendo deliberatamente e per mia volontà, che nessuno mi costringe a fare. Dunque, se mi accorgessi che quello che sto dicendo effettivamente non è laddove ci si aspetta che sia, ecco che potrei in un attimo rimetterlo al suo posto. In effetti è questa l'unica mancanza, l'utilizzo del significante mancanza senza considerare l'utilizzo che si sta facendo. È più che lecito aspettarsi che chi decide di sua propria volontà, dato che la mancanza non è una cosa di fondamentale importanza per l'esistenza, chi decide appunto di sua spontanea volontà di utilizzare qualche cosa sappia quello che sta facendo. Quando ciò non accade, allora subentra la mancanza. Qualunque affermazione di qualunque mancanza, la quale, come abbiamo visto, è sinonimo di contraddizione, e qui dobbiamo riscrivere in gran parte i dizionari, è pertanto esclusivamente l'affermazione della mancanza di responsabilità, la mancanza cioè di sapere quello che si fa a partire proprio da quando si parla di mancanza, cioè a partire dal fatto che si parla. Qualunque mancanza di sesso, ergo, può esistere come affermazione soltanto se chi l'afferma molto superficialmente non considera la questione che la persona stessa pone in atto, non considera cioè quali procedimenti necessari sottendano tale mancanza e che appunto la persona a porre in atto la mancanza con il suo discorso e con le sue affermazioni. Non esiste alcuna mancanza al di là della parola e questo è ciò che temono gli umani, che la mancanza non esista altrove che all'interno della parola, perché temono che la mancanza non sia qualcosa che dipende da loro. Temono di dover fare i conti con la propria responsabilità, la quale appunto comporta di dover fare i conti con la propria mancanza. E allora delegano ad altro la propria responsabilità, a Dio, alla natura, il destino, e aspettano sempre qualcuno o qualche cosa che se ne occupi e che ci faccia i conti al loro posto. In pratica si aspettano cose laddove non possono esserci. Ed è proprio questa aspettativa che gli fa dire le cose che dicono. Non è la mancanza in sé, come invece si affermano. La mancanza in sé non è proprio neanche considerabile, perché è appunto soltanto la negazione della parola. E tutto, ma proprio tutto è negabile, tranne la parola. Gli umani, si sa, temono moltissimo la responsabilità e parlare di mancanza è proprio ciò che gli consente di evitare di fare i conti con la propria responsabilità, con la propria arbitrarietà. Di tutto ciò che è necessario, io non posso esserne responsabile perché non dipende da me. Ma tutto ciò che viene posto come necessario nella maggior parte dei discorsi non lo è mai, è soltanto l'affermazione di un'arbitrarietà. E di tutto ciò che è arbitrario, l'unica responsabile sono soltanto io. La responsabilità di tutto ciò che è arbitrario è esclusivamente la mia. Se affermo un'arbitrarietà come se fosse una necessità, io nego la mia responsabilità. In pratica, nego di parlare. L'unica vera mancanza che esiste è pertanto quella della propria responsabilità, perché è ciò che impedisce di fare i conti con la propria incoerenza e con le proprie contraddizioni che si mettono in atto.
Che afferma una mancanza, afferma soltanto di non essere responsabile di quello che sta facendo, cioè di parlare, dunque di quello che sta dicendo. L'affermazione di una qualunque mancanza è l'affermazione della mancanza di responsabilità nei confronti di tale mancanza. E se la tua mancanza di sesso non dipende da te, allora non è mancanza di sesso quella che affermi, ma è mancanza di adattamento a tutto ciò che dipende da te. Cosa questa che a conti fatti e giunti fin qui potrebbe anche lasciare intendere che magari, chissà, l'irresponsabilità sia seriamente a rischio di estinzione.